Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Tommaso, Valium, sempre comunque solo povero e oggi parliamo di un libro attesissimo per moltissimi lettori, soprattutto italiani. Perché? Perché stiamo parlando dell'ultimo libro di Andrea Siman, che è tra l'altro il sequel di quello che è stato il fortunato e grandissimo Call Me By Your Name o Chiamami Col Tuo Nome, e stiamo parlando di Cercami o anche Find Me di Andrea Siman, uscito pochissimi giorni fa in libreria, e mettetevi comodi perché abbiamo un po' da dire su anche l'aspetto deludente di questo lavoro. E vi avviso già che dove inizieranno gli spoiler io vi avviserò. Per il momento parlerò in maniera molto generica del romanzo, quindi rimanete pure se siete interessati. Che c'è da dire di Cercami? Cercami è sì il sequel di Chiamami col tuo nome, ma allo stesso tempo è un altro libro. Perché dico questo? Perché c'era una cosa in Chiamami col tuo nome che non era molto chiara. Ad esempio la storia della bambina, non so se ve la ricordate, ora non ricordo il nome della ragazzina, però appunto c'era questa bambina che viveva a fianco della casa di Elio, per quanto riguarda il libro, che ricordo è ambientato a Roma, il libro. Per chi avesse guardato il film, insomma, perché sappiamo tutti che è tutto diventato molto più famoso e fresco grazie al film uscito pochi anni fa, 2 anni fa. La storia della ragazzina, sì, ci stava nel libro, però si sentiva che era una cosa in più, tant'è che nel film fu tagliata. Stessa cosa la storia del poeta, per esempio, che c'è questo poeta che ci vuole raccontare le storie, le sue poesie, sì, vabbè, ciao. Non vedevamo tutti l'ora che se ne andasse. Ecco, su Cercami, a Siman mi fa un discorso simile, ma in modo più intelligente, ovvero mi caccia la storia di cui nessuno è interessato e ti ci fa interessare, perché sei obbligato, perché se tu vuoi sapere come va a finire la storia di Elio e Oliver, e siamo tutti qui per sapere la storia di Elio e Oliver, devi leggerti le altre. Sei obbligato a leggerti il resto del libro, che è tutta una sequenza di racconti di cui nessuno è particolarmente interessato inizialmente, poi ovviamente ci si prende. Scusate il mio pallidume, ma ho cambiato la luce che ho davanti, la lampada insomma che ho qui vicino, cioè, tra l'altro guardate come brucia le luci, aiuto. Sembro un fantasma. Non prendete paura, torniamo a parlare di Cercami. La storia iniziale, di cui a nessuno interessava nulla, è appunto la storia del padre di Elio. Il padre di Elio, Samuel, ha da poco divorziato e è in treno e inizia una conversazione piuttosto curiosa con Miranda, una giovane ragazza che ha circa l'età del figlio, ovvero di Elio, e i due inizieranno un po' a conoscersi. Per ora vi dico solo questo senza fare spoiler. Ecco, la storia del padre obiettivamente a nessuno interessava. Eravamo tutti lì che aspettavamo questo viaggio in treno, che questo viaggio in treno terminasse e di trovare finalmente il figlio che lo aspettava in stazione a Termini, che era appunto Elio, e da lì doveva iniziare la storia di Elio. E invece no. Asiman non te la vuole dare questa soddisfazione. Non vuole assolutamente. Tu ti devi leggere tutta la storia del padre. Tra l'altro, non so se è una cosa che mi è piaciuta o se mi ha disturbato. Ovvero, è diviso in 4 capitoli questo romanzo. Il primo capitolo prende il punto di vista del padre, quindi il narratore. Noi viviamo all'interno della testa del padre di Elio, di Samuel. Il secondo capitolo è la testa di Elio. Il terzo capitolo, e lì sono sclerato perché non me l'aspettavo assolutamente, c'è la storia di Oliver, e quindi viviamo attraverso gli occhi di Oliver, cosa che nel libro non c'era dato modo sapere. Nel primo libro, Chiamami col tuo nome, noi vivevamo solo quello che provava Elio e non conoscevamo abbastanza Oliver, tant'è che secondo me si è anche molto diffidenti dal suo personaggio nel romanzo, cosa che non si è nel film però. E invece qui lo viviamo e l'ho apprezzato tantissimo. Giuro che forse è stato l'unico motivo per cui mi ritrovo a dire che l'altalenare di narratori, il cambiare punto di vista tra i personaggi, l'ho apprezzato solo con Oliver. Cioè solo perché è stato messo Oliver all'interno. Perché solitamente io non amo i libri che giocano su queste corsie, diciamo così.
ovvero che il narratore prima è uno, poi per l'altro capitolo è un altro e continuano ad alternarsi. Non mi piace perché mi sembra un modo fin troppo semplice di raccontare una storia, per nulla elaborato e anche ripetitivo, cosa che è questo libro. C'è un prendetevi a male, ma suppongo che questo libro sia nato esclusivamente per un fattore commerciale. E perché lo capisco? Perché non c'è la voglia che c'era in Call Me By Your Name, non c'è la passione, si è dato spazio alla scontatezza, la ripetitività e... un po' di amaro me l'ha lasciato, devo essere sincero. Perché lo trovo più scontato, richiamami col tuo nome? Ma anzi, perché trovo che non sia appassionante quanto chiamami col tuo nome? Chiamami col tuo nome era un'escalation verso quello che inizialmente doveva semplicemente essere un atto sessuale, che poi si è rivelato altra cosa, come ben sappiamo. Qui invece il sesso è molto più forte, molto più esplicito, anche se, insomma, vabbè, la scena della pesca famosissima, però vi dirò. Qui trovo che il sesso sia stato trattato con molta meno eleganza, eccetto forse con Elio. Ecco, nel momento in cui torna Elio narratore, mi torna un po' quella nostalgia di Chiamami col tuo nome, perché c'è ancora quel ragazzino di 17 anni nel corpo di un trentenne oggi. Però è fin troppo ripetitivo alla storia del padre, ma anche a livello di parole, ragazzi, c'è proprio un eco costante di alcuni termini, come per favore, diciamo ad Asiman che esistono dei sinonimi di silenzio, cioè calò il silenzio, improvvisamente ci fu un momento silenzioso, ci fu un silenzio imbarazzante, venne il silenzio, stemmo zitti in silenzio. Ah, e allora basta, cioè sto silenzio, dimmi pausa, un momento di riflessione, ci fermammo a pensare, ma che ne so, ma basta con questi silenzi, non se ne poteva più, figlio mio. Parliamo invece di che cosa parla questo libro, che non l'ho ancora detta, la trama effettiva. È un bellissimo viaggio di tempo, di generazioni, di mescolarsi, di culture. È tutto quello che c'era in Chiamami col tuo nome, ma molto più forte, secondo me. La metafora del tempo che avanza, secondo me, qui è molto più presente. E vi dirò, è l'unico motivo per cui forse riesco a dire che l'idea sia balenata ad Asiman prima del film, anche se la realizzazione è dovuta sicuramente al film di Guadagnino. Ma sicuramente durante probabilmente la stesura di Chiamami col tuo nome, ancora anni e anni fa, Asiman aveva concluso la storia con questa metafora sul tempo, cosa che però non c'era stata per il resto del romanzo. E quindi c'era una conclusione che però apriva le porte ad un altro tema importante, ovvero questa relazione tra amanti, com'è evoluta, com'è andata avanti nel tempo. E su Chiamami col tuo nome c'è una veloce panoramica di come sono andate le cose, ma ti lascia un po' quel vuoto. Arriviamo addirittura ad una morte, che ora non vi dirò di chi, se non avete letto il libro. Una morte giusta e assolutamente in linea con il tempo dei protagonisti, ovvero di Elio e Oliver, ma totalmente inaspettata perché improvvisa a livello di lettura. Qui invece Asiman decide di dare al tema del tempo, di fare un manifesto sul tempo, su come si muore, quando si muore e come si rimane in vita, come ci mescoliamo tra generazioni, cosa dobbiamo prendere, assorbire dalla gente più grande, più giovane, e chi verrà e chi non c'è più. L'ho trovato poetico, mi è piaciuto il mescolarsi delle storie, come ad esempio la storia di Samuel poi si riprende in quella di Elio, ed Elio diciamo che la conclude, la porta avanti fino a una fine, senza fare troppi spoiler. Sono molti vaneggi, ma se non avete letto il libro non posso dirvi altro. Tant'è che, ragazzi, io ve lo consiglio, ma vi avviso di una cosa, che secondo me è
il punto più importante, l'avviso più importante che posso darvi. Cercami non è il flusso di coscienza di un adolescente, non lo è mai, in nessun punto, anche dove ti fa credere di esserlo, non lo è più. Asiman è cresciuto, Asiman è diventato grande e Asiman voleva parlarci di adulti e l'ha fatto bene, però ovviamente se siete giovani avete letto Chiamami col tuo nome, spinti dal film e l'avete apprezzato proprio perché stavate magari vivendo quell'adolescenza un po' di Elio, quel flusso di coscienza suo, non vi ritroverete qui. Qui parliamo di adulti ed è il flusso di coscienza di gente di diverse età, è vero, ma tutte quante che hanno bene o male superato la trentina. Quindi questo è il mio unico avviso, non è assolutamente Chiamami col tuo nome e chi si aspettava quello sbaglia. Ma comunque Asiman ci tiene ai lettori e a chi ha visto il film, quindi vedete un po' voi. No. Ora passiamo alla parte spoiler, quindi vi avviso tra 3, 2, 1, spoiler! Benissimo, allora io mi sono preso degli appunti perché mentre leggevo rimanevo a volte scioccato, allora tipo no, io me lo devo scriverlo. I dialoghi di Asiman, come lo erano con Chiamami col tuo nome, sono ottimi. Problema in questo libro? Sono troppi. Troppi dialoghi, cioè praticamente la narrazione va avanti a dialoghi, mentre in Chiamami col tuo nome i dialoghi arrivano quasi tardi. È tutto un non sentire, un non dire di Elio principalmente, perché noi viviamo nella sua mente, ma lui non esterna mai quello che pensa, finché non arriviamo a dei dialoghi meravigliosi sul finale, soprattutto il monologo del padre, che vabbè, tutti lo conosciamo, se siete qua a guardare questo video suppongo di sì. Il mio personaggio preferito all'inizio, che mi ha dato un attimo quell'incentivo in più, mi ha detto oh là, sì, finalmente qualche bella metafora, è stato il padre di Miranda. Il padre di Miranda è un genio e ho amato lo studio sulla tesi che stava facendo di uno studente, perché è professore pure lui, seppur in procinto di morire. E ho adorato sia come parlava delle tesi, sia come rispondeva a Miranda. Mi è piaciuto, il suo personaggio mi è piaciuto molto, anche se mi ha lasciato un magone la storia del ragazzo che va a trovare la tomba del padre e si rende conto che il padre è più giovane di lui, anche se è morto, e quindi si sente il padre del padre. Però vabbè, non so se mi sono spiegato, però ok, quella mi ha un po' angosciato. Ma mai quanto mi ha angosciato, e qui raga, la storia della pesca di Elio è niente, niente in confronto a Miranda e il fratello. Cioè la storia di Miranda e il fratello è orribile, orribile. Ok, il libro punta, come con Chiamami col tuo nome, sul non fare, non avere giudizi di alcun tipo, superare questa muraglia delle maschere sociali che abbiamo indossato nell'arco del tempo. Però sicuramente rimane di impatto, si tratta sicuramente di un gesto incestuoso per quanto poco, però che rimane bello impresso, quello sì. Io ricordo di non essere rimasto così scioccato della pesca come con Miranda in questa vicenda. Per quanto riguarda il flusso di coscienza di Samuel che c'è nella prima parte del libro, è vero, io non mi sono ritrovato come avevo fatto con quello di Elio in Chiamami col tuo nome, però questo dimostra come Asiman sappia interpretare al meglio i suoi personaggi, come sappia cambiare il flusso di coscienza. Infatti ogni personaggio cambia comunque pensieri. Vediamo che Elio è un po' più frizzantino, un po' più divertente e più giocondo rispetto a Samuel, che è molto più attento, molto più insistente, o Oliver, che invece è molto pacato e allo stesso tempo con la testa molto per aria. Ecco, quello mi è piaciuto molto, però non mi sono ritrovato particolarmente nel punto di vista di Samuel. Ciò nonostante, ho apprezzato. Una parte che non mi ha convinto del tutto è stato il rapporto tra Samuel e Miranda per come corre. Cioè, è davvero estremamente frettoloso. L'ho ritrovato anche poi con Elio e Michelle, vabbè, non ho ben capito come si leggesse il nome. Però quello di Miranda e Samuel l'ho trovato un po' troppo bizzarro. E è vero che il libro gioca molto sulla questione del destino, però ecco, anche meno. Secondo me
ci stavano delle pagine in più. C'era molto altro da dire. Questa è una di quelle cose che mi fa dire che è un po' una commercialata, ecco. Questo sì. Detto questo, ragazzi, io non voglio farvi ulteriori spoiler, soprattutto per quanto riguarda il finale. Ve lo dico, il finale è il medesimo del primo libro. Finiscono esattamente nello stesso modo e non poteva essere diversamente. Davvero, mi sarei molto arrabbiato se fosse cambiato il finale del primo libro, non aveva senso cambiarlo. Però viviamo meglio questo cercarsi, questo trovarsi, questo continuare a desiderarsi nonostante il tempo passi e il tempo vola. Detto questo, ragazzi, io non ho altro da dirvi su Cercami. È stata comunque una bella lettura. Ha i suoi problemi, lo trovo inferiore a Chiamami col tuo nome, ma attenti, perché seppure inferiore, la metafora mi è piaciuta di più. Mi è piaciuta di più la metafora sul tempo, il parlare di tempo. L'ho apprezzato molto di più in questo libro rispetto a Chiamami col tuo nome. Però, ecco, sì, non ho altro da dirvi. Mi sto anzi dilungando, penso, per non spoilerarvi altro. Ah, una cosa devo assolutamente dirvela. Pagina 119, finalmente arriva Elio e io ho fangorlato come non ci fosse un domani. Non so se si vede. Perfetto. Credo di non fare queste cose da quando ho 11 anni. E questo vi avvisa anche che io potrei essere un po' di parte, perché il primo libro e il film mi erano piaciuti da impazzire. Quindi forse sto privilegiando un libro che magari merita meno, ma questa è la mia opinione. Per me il libro ne è valsa la pena, ha completato un po' un cerchio, spero non esista mai l'idea di fare un terzo, perché in quel caso mi rifiuterò. Mi rifiuto di comprarlo. Bene ragazzi, questo era tutto, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, lasciate un like, un dislike, quello che volete. Ditemi la vostra soprattutto su questo libro, per favore, voglio parlarne tantissimo. Grazie ragazzi, al prossimo video. Ciao!